Presidente, la distanza tra le istituzioni e la gente è sempre più ampia, quindi non si fa mai troppo bene a raggiungere anche paesi più piccoli. Lei oggi ha visitato in vista istituzionale Castelfrentano e Sant'Eusanio del Sangro. Che realtà ha trovato e soprattutto la regione come può aiutare lo sviluppo di questi territori? Questa mattina abbiamo approfittato della consegna dei treni, dei due nuovi treni nella stazione di Lanciano per venire nell'immediato entroterra Frentano, Castelfrentano e Sant'Eusanio. La presenza, la consegna dei treni fa parte di questo programma di avvicinamento attraverso le infrastrutture, rendere più accessibili i territori, rendere la vita nei centri dell'entroterra più sostenibile, sia dal punto di vista economico, dell'impatto ambientale, del tempo di percorrenza che ci vuole a raggiungere i propri uffici, i luoghi di cura, i luoghi di lavoro e di studio per i ragazzi. È un'attività importante. Io ho ricordato questa mattina che avevamo 8 soli treni e pochi macchinisti, quei treni erano anche vecchi e spesso vandalizzati, abbiamo investito oltre 50 milioni, adesso arriverà nelle prossime settimane un terzo treno, a fine anno il quarto, all'inizio dell'anno prossimo il quinto, fino ad arrivare appunto a 9 treni più 3 treni turistici acquistati, revampizzati, restaurati completamente, che verranno messi sulle linee per il velino Sirente, che sono un servizio che da Lanciano è partito la scorsa settimana, e quello invece della Val di Sangro che a mano che si libererà con i lavori della strada, il vecchio tracciato ferroviario verrà ripristinato e utilizzato per creare un anello di treno turistico molto importante che poi, arrivato a Castel di Sangro, può congiungersi a quello che della cosiddetta transiberiana che riconduce giù a Sulmona, quindi un potenziamento dei collegamenti, un potenziamento dell'attrattività turistica. È lo sforzo che stiamo facendo per rendere più vive, vitali e strutturate le aree dell'entroterra.